Devo dire che abbiamo fatto la partita che volevamo fare e siamo stati attaccati a loro fino a 2 minuti dalla fine. Era un po' quello che ci aspettavamo, quello che volevamo fare. Siamo stati molto bravi perché soprattutto nel primo tempo hanno tirato con ottime percentuali, però noi abbiamo continuato a fare la nostra pallacanestro, non ci siamo disuniti, abbiamo giocato sui 40 minuti e devo dire che dopo abbiamo aggiustato qualcosa all'intervallo e siamo stati premiati nel terzo quarto, dove in quel momento di massimo situazione positiva nostra, però abbiamo fatto due o tre attacchi consecutivi che potevano permetterci di avere un vantaggio superiore, incrementare il vantaggio. Invece abbiamo sbagliato due o tre attacchi che erano, abbiamo sbagliato i tiri, erano giuste le cose da fare e abbiamo permesso loro di rientrare velocemente in partita. E poi è chiaro che poi dopo vai alla finale punto a punto e un rimbalzo, un tiro da tre come è stato quello di Filloia, Fil di Sirena, hanno deciso la partita. Però sono molto contento anche di questa partita con la mia squadra. Abbiamo dimostrato di potercela giocare alla pari con la seconda in classifica, quindi questo ci riempie ancora di orgoglio e valorizza tutto quello che abbiamo fatto fino adesso nel girone di ritorno, che noi eravamo secondi nel girone di ritorno, loro erano secondi in classifica, abbiamo dimostrato di potercela giocare alla pari. Poi gli episodi decidono la partita, un episodio positivo per loro ha fatto sì che loro hanno vinto la partita, però insomma noi ce la siamo giocata alla pari, siamo stati lì fino alla fine, quindi questo era quello che mi premeva. E magari ci sono situazioni oggi che potevano essere difficili perché ha raggiunto l'obiettivo, ma la mia squadra ha dimostrato di essere una squadra veramente che è cresciuta molto, una squadra seria, una squadra con giocatori di grande serietà, giocatori che sanno per chi stanno giocando e onorano ogni giorno, sia in allenamento che in partita, la loro professionalità.